Ciao ragazzi, oggi voglio provare insieme a voi il fondotinta di LA Girl Pro Coverage HD Foundation. Questo qui dovrebbe essere il sogno per tutti quanti i ragazzi che hanno una pelle da normale a secca e cercano un fondotinta ad alta coprenza. Proprio perché dovrebbe essere un fondotinta ad alta coprenza, leggero sul viso ed idratante allo stesso tempo. Solitamente i fondotinta molto coprenti tendono ad essere opacizzanti invece che idratanti, quindi incrocio le dita che questo fondotinta sia fantastico. Ho acquistato questo fondotinta sul sito di Beauty Bay per 12,90 euro. Le colorazioni disponibili su Beauty Bay sono 16. Sono molto carine perché sono abbastanza varie. C'è un colore che sembra molto molto scuro e addirittura c'è un bianco. Quindi se siete molto chiare o comunque avete bisogno di schiarire i vostri fondotinta, potete prendere il bianco e miscelarlo con altri fondotinta. Per l'ennesima volta indosso questo maglione. Me l'avete chiesto in tantissime. L'ultima volta che l'ho messo io lo sto adorando. È un maglione di Stradivarius, di quelli che vanno quest'anno in ciniglia. È morbidissimo, super caldo, mi piace veramente tantissimo. Il colore che ho io è il Fair, speriamo di averci azzeccato, mi sembra abbastanza giusto come colore, però vediamo applicandolo che cosa succede. Allora, primissimo impatto, coprente mi sembra coprente, luminoso mi sembra luminoso. Mi sono dimenticata di dirvi, visto che è uno di quei fondotinta delle linee HD, dovrebbe essere un fondotinta perfetto per essere fotografato. Addirittura loro, diciamo, lo consigliano anche per gli esperti del settore, quindi per i truccatori. E infatti sopra c'è scritto Pro, cioè appunto per i professionisti. Allora, di primo impatto mi sembra molto carino, nel senso che mi ha dato una bella coprenza, il colore non è assolutamente male, è un pelino più scuro ma la cosa non mi dispiace affatto, nel senso che come quello di Milani che avevamo provato l'altra volta, non è tanto più scuro ma è un pochino più giallino di me, quindi sembra più scuro. Ora lo sfumerò leggermente verso il collo e vediamo se riesco ad uniformare tutto quanto. Allora, ragazzi, l'effetto mi piace tantissimo, super coprente ma allo stesso tempo luminosissimo, potrebbe essere uno dei miei nuovi fondotinta preferiti. Ora vi faccio uno zoom vicinissimo sul mio viso per farvi vedere esattamente che cosa succede appunto sul mio viso. Come al solito abbasso le luci, però vedete che mi ha coperto praticamente tutto quanto, allo stesso tempo non mi mette in evidenza i pori perché non è uno di quei fondotinta asciutti come quelli che abbiamo provato nelle scorse settimane. Vedete che ha un bellissimo effetto naturalissimo sul mio viso, molto molto luminoso, mi piace veramente tantissimo, mi ha coperto tutte le piccole imperfezioni che ho qui sugli zigomi e anche qui sulla fronte. Devo dire, mi piace come effetto, molto naturale ma coprente allo stesso tempo, il che mi fa impazzire come effetto perché è esattamente quello che vorrei da un fondotinta, luminoso, coprente, lightweight, quindi leggero sul viso. Wow, per adesso sono super colpita da questo fondotinta. Adesso applico correttore e cipria e vi dico anche come si applicano le cose sul viso. Questa è la mia base finita, ho applicato correttore e cipria, si è applicato tutto in modo fantastico. L'effetto continua a piacermi tantissimo. Per descrivervi questo fondotinta, è un po' come il Bourjois Ultimix Foundation che utilizzo da sempre, soltanto più coprente. Quindi potrebbe davvero essere il mio fondotinta dei sogni questo qui, super idratante, super luminoso ma coprente allo stesso tempo. Ora mi trucco e ci vediamo dopo per vedere appunto l'effetto con tutto il trucco finito. E questo è il risultato con il trucco completato, ragazzi. Questo fondotinta, almeno per il momento, mi piace tantissimo. Non vedo l'ora di vedere come si comporterà durante la giornata per vedere se sarà uno dei miei fondotinta preferiti. Adesso continuo con la mia giornata. Oggi andrò da Andrea, faremo i soliti check durante la giornata e ci vediamo quindi tra 2-3 orette. Volevo segnalarvi questi bellissimi orecchini che ho preso ieri da H&M. Guardate quanto sono carini, sono a forma di fiocco di neve e c'erano nello stesso, diciamo, pack, insomma insieme, sempre uguali, tipo ricamati a forma di cuore, sempre dorati, bellissimi. Li ho pagati tipo 5 euro, 6 euro, quindi se vi piacciono andateli subito a prendere da H&M, sapete, in questi negozi o approfittate appena vedete delle cose nuove che vi piacciono oppure non le trovate più. Quindi ragazzi, ci vediamo tra un paio di ore.
Allora, sono partita con le playlist natalizie, finalmente. Sono con Andrea. E allora, sono passate quasi... fammi pensare... Andrea sta guidando, quindi cercherò di non dargli fastidio. Sono passate quasi 4 ore, giusto? Comunque ciao, eh? Comunque ciao! Allora... sono passate quasi 4 ore. Sono le poche. E io ti aspetto in macchina, così intanto chiacchiero con loro. Così fa scaldo. Va bene, tanto c'è la signora da aspettare. E niente, il fondotinta mi sta piacendo tantissimo, ragazzi. Cioè, potrebbe essere, potrebbe veramente diventare il mio fondotinta preferito. È esattamente come quando l'abbiamo applicato, sono passate poche ore ormai per dire se è un fondotinta che dura tantissimo oppure se è un fondotinta, diciamo, normale. Abbasserò ancora un po' la radio così magari non mi prende il copyright. Comunque, come potete vedere, ha un effetto, oddio, adoro questi orecchini, mi piacciono tantissimo e devo dire mi piace un sacco anche il trucco di oggi. Comunque, tornando al nostro fondotinta, mi sta piacendo tantissimo e ha un effetto naturalissimo, non lo sento per niente sul viso, però allo stesso tempo ha un effetto super luminoso anche non essendo lucido. Quindi devo dire, vediamo come prosegue durante la giornata e vedremo se sarà il mio fondotinta preferito o se comunque diventerà uno dei miei fondotinta preferiti. Noi stiamo andando, oggi è domenica e sono 2 domeniche prima di Natale. Stiamo andando a fare un giro al centro commerciale così per passare un po' la giornata. Penso che faremo a botte oggi. Ci sarà, credo, tantissima gente, anche perché sta piovendo. Quindi tutti quanti si rintaneranno nel centro commerciale e penso che ci sarà veramente tantissima gente. Comunque, per ora queste sono le mie impressioni, ci vediamo tra un po'. Buonasera ragazzi, velocissimo check di fine giornata, il fondotinta è ancora perfetto, penso sia, diventerà uno dei miei fondotinta preferiti perché non mi si è lucidato ed è rimasto esattamente perfetto come quando l'abbiamo applicato stamattina. Noi siamo appena usciti dal cinema, siamo andati a vedere, come si chiama, Assassinio sull'Oriente Express, nulla di eccezionale, carino ma niente di che. Andrea è piaciuto tantissimo. No, secondo me è stato carino. A te non ti è piaciuto, vero? Per niente. Per niente. Fateci sapere se l'avete visto con un commentino qui sotto. Vi mando un grande bacio e ci vediamo domani nel prossimo video. Ciao! Ciao!